Ragazzi e ragazze, buongiorno, bentrovati sul canale. Siamo di nuovo qui per andare a preparare una nuova, semplice e veloce ricetta. Allora, per prima cosa iscrivetevi al canale che è completamente gratuito, guardare i video è gratuito. Poi in basso a destra dove c'è la voce iscritto e iscritta trovate una campanella. Cliccatela, attivate le notifiche così ogni volta che io pubblico un video vi arriva la notifica e potete vedere se è un video che vi può interessare o meno. In questo modo non andate a perdere tutte le pubblicazioni e soprattutto non andate a perdere un video che vi può interessare da poter fare in uno dei vostri elettrodomestici, che come sapete ne trattiamo vari. Allora, oggi andiamo a fare una nuova ricetta. Molto semplicissima, senza cottura, senza nulla, utilizzeremo semplicemente il nostro mambo. Così io, come sto così, già l'ho fatta, quindi adesso sto cercando di proporle anche con il mambo, perché ovviamente chi ha il mambo non mi va poi a vedere il video del Monsieur Cuisine. In questo caso può vedere il procedimento direttamente del mambo e andare a vedere come poterla andare a eseguire. Questa ricetta si trova anche nei supermercati, ma ovviamente per avere un prodotto sano, per uno stile sano come mio o per chi fa un percorso come quello che ho fatto io, è importante farlo in casa. Sto parlando del burro di arachidi homemade, perché ovviamente in quello compro c'è l'aggiunta di olio, di grassi, di zuccheri, eccetera, eccetera. Mentre noi lo andremo a fare semplicemente solamente con gli arachidi. Ovviamente devono essere arachidi non salati. Se li trovate sgusciati, ben venga. Io invece in questo caso ce li ho gusciati e vi faccio vedere un metodo un pochino più sbrigativo per andarli a sgusciare. Perché nel negozio dove vado io ovviamente non ce li hanno. Però se andate semmai nei negozi biologici c'è caso che li trovate già sgusciati e soprattutto non salati, perché vogliono non salati. Allora vi serve uno strofinaccio pulito. E la ricetta prevede solo arachidi, non ci serve assolutamente null'altro. Faccio una ricetta da 250 grammi pesati così, ma poi dopo vi dirò esattamente il peso senza il guscio, perché noi dobbiamo andare a preparare la ricetta con il peso senza guscio, così in base al peso degli arachidi senza guscio riuscite a vedere quanto prodotto mi viene fuori. Perché non abbiamo bisogno dell'aggiunto di olio? Perché quando noi andremo a preparare il nostro burro di arachidi, gli stessi arachidi butteranno fuori il loro olio, quindi non abbiamo bisogno di aggiungere altri grassi, in questo caso cattivi, mentre questi sono, diciamo, buoni. Ovviamente non bisogna mangiare un barattolo tutto insieme. In uno stile sano come il mio, ad esempio, che molti ragazzi del gruppo che mi seguono lo sanno. Dopo attività, un cucchiaino su una fetta biscottata è giusto per una volta al giorno, oppure fate 3 volte a settimana, dipende quanta attività fisica andate a fare. Io di solito facevo 3 volte a settimana, lo utilizzavo, non tutti i giorni, perché poi se mai quel giorno vuoi fare uno sgarro con un dolce, andiamo a mettere in mezzo anche gli arachidi, è meglio lasciare stare. Quindi 3 volte a settimana sarebbe una cosa giusta. Allora, mettiamo il nostro strofinaccio per metà sulla nostra tavola, così vi faccio vedere un metodo un pochino più sbrigativo. Mettiamo i nostri arachidi. Io ho preso il pacco più piccolo perché nel video di Monsieur Cuisine ho fatto quello da mezzo chilo, ma veramente ne viene fuori tanto. Siccome lo utilizzo solo io, per me va benissimo anche la confezione da 2,50, che poi andiamo a vedere peso netto quant'è. Allora, li distendete non doppi, ma pari, in questo modo, vicini. Tirate su l'altra metà dello strofinaccio, in questo modo, per non stare a sgusciare mani a mano che perdiamo più tempo. Per velocizzare leggermente prendete un batticarne questo lavoro qua. Ovviamente non spaccatele tantissimo, una media forza dovete dare, non dovete spappolarle. Fate un po' tutto il diametro, un po' tutto il centro di dove le abbiamo messe. Fate così per un pochino, eh.
vi faccio vedere, poi io semmai continuo, vedete che cominciano a sgusciarsi e voi con meno fatica riuscite a sgusciare gli arachidi. Vedete, sono già semi aperti. Fate così e faremo meno fatica a sgusciare tutti i nostri arachidi. Se ne trovate qualcuno chiuso, lo andate a battere dopo, mentre quelli già aperti ve li andate tutti a sgusciare in questo modo. È molto semplice, eh? Allora, li ho sgusciati tutti. Peso da gusciati, come vi ho detto prima, 250 grammi, da sgusciati sono 170 grammi. Quindi la quantità di burro di arachidi che andrò a creare io, sappiate che è 170 grammi di arachidi netti. Ora prendiamo il nostro mambo, caraffa in acciaio e con le lame. Andiamo semplicemente ad aprire e andremo a inserire i nostri arachidi. Inseriamo gli arachidi e prendiamo la paletta in silicone, perché poi vi devo far vedere come andiamo a preparare tutto. È molto facile. Dopodiché chiudiamo la nostra base, mettiamo le sicurezze e andiamo a impostare 4 minuti a velocità 6. Allora, ora parlo prima di accenderlo, perché sennò dopo non mi capirete, perché con il rumore del mambo non riusciamo a sentire. Allora, 4 minuti, velocità 6, ogni 40 secondi mettiamo la pausa e con la paletta andiamo a abbassare. Io vi farò vedere a ogni step come sta diventando il nostro burro di arachidi, o come stanno diventando le nostre arachidi, finché non diventa una bella crema liscia. Azionate premendo semplicemente. Trascorsi i primi 40 secondi, andiamo ad aprire la nostra base. Con la paletta andiamo ad abbassare. Come vedete, sta cominciando a diventare una cosa granulosa. Abbassiamo con la paletta tutto bene intorno, così verranno tutti presi sotto dalle lame, in questo modo. Dopodiché chiudiamo e procediamo per altri 40 secondi. Apriamo di nuovo. Sta cominciando a diventare ancora più fine e più inizia a cominciare a uscire il loro olio. Vedete, sta cominciando a diventare un patè adesso. Quindi abbassate di nuovo tutto bene a modo fino in fondo. Pulite la paletta nelle lame. Chiudiamo e procediamo per altri 40 secondi. Di nuovo la pausa, apriamo, abbassiamo sempre. Chiudiamo la paletta nelle nostre lame. Chiudiamo e procediamo per altri 40 secondi, sempre così, eh? Trascorsi i 6 minuti dei quali, no scusate, i 6 era la velocità, i 4 minuti di cui ogni 40 secondi dovevamo aprire e abbassare, alla fine aprite, abbassate nuovamente. Adesso andiamo a fare un ultimo passaggio fondamentale. Per renderlo ancora, già adesso è perfetto, però per renderlo ulteriormente liscio andiamo a fare questi altri 2 minuti, eh? Premete, come vedete in stand by, mettete 2 minuti a velocità 8.
qua ogni 30 secondi andiamo a aprire, andiamo a abbassare, poi richiudiamo altri 30 secondi. Facciamo sempre così finché non sono scaduti questi ultimi 2 minuti a velocità 8. Dopo i primi 30 secondi, come vedete, viene su parecchio. Abbassate. Tutto bene a modo. Vi faccio vedere la prima volta, così andate a abbassare con la paletta benissimo, abbassando tutto giù la nostra burro di arachidi. Poi procedete così fino alla fine di questo minuto e mezzo. Questo è il risultato, bello cremoso, eh? Ora andiamo a prendere un vasetto e lo andiamo a trasferire. Prendete un vasetto, io qua ci mettevo dentro anche il 500 grammi che poi sgusciati erano 300 grammi. In questo caso ci vado a mettere questa piccola dose che ho fatto. Preferisco farne meno perché la utilizzo solo io, quindi non ho bisogno di prepararne tantissima. Poi piano piano con la palettina vi aiutate per farlo scendere. In questo modo, vedete? Pianino pianino l'ho tirata avanti. Ecco, ci vuole per comodità un vasetto a foro largo, come vedete, perché così quando lo andate a prendere con una palettina, un coltello, quando andate a spalmare, avendo il foro largo come vaso, la bocca larga, riuscite a lavorare bene anche per andare a tirarlo su, eh? Perché se è di quelli stretti fate sinceramente molta più fatica. Questo, come vedete, è un vaso con la bocca abbastanza larga. Fate così piano piano finché non avete tirato fuori tutto il nostro burro di arachidi. Quando l'avete messo tutto nel vasetto, lo battete un po', così si compatta. Lo fate raffreddare completamente perché è tiepido, come potete vedere, è bello liquido, bello cremoso. Lo fate raffreddare completamente, chiudete quando è raffreddato, chiudete col tappo e lo conservate in frigorifero, mi raccomando, quando è completamente raffreddato, se no all'interno del tappo si formeranno le gocce di umidità che andranno in mezzo poi al nostro burro di arachidi e non va bene. In frigorifero, io vi dico, l'ho conservato anche dai 5-6 mesi, non è mai successo niente, né muffa né nulla. Lo tirate fuori circa 5 minuti prima di utilizzarlo perché in frigorifero un po' si indurisce, lo andate a spalmare e lo consumate. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se lo avete fatto e come lo avete fatto. Io sotto vi lascio scritto l'ingrediente unico che abbiamo utilizzato. Per il procedimento dovete vedere tutto il video. Sotto troverete anche tutti i miei canali dove mi potete seguire, contattare e iscrivervi. Per qualsiasi cosa mi contattate, io per un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!